Il Repair si occupa di riparazioni elettroniche industriali. Da anni abbiamo una stretta collaborazione e partnership con Siemens, strettamente legata a riparazioni elettroniche industriali di prodotti nel campo del drive, PLC e macchine utensili. In questi ultimi anni, e soprattutto in quest'ultimo periodo, stiamo offrendo ai clienti Siemens un nuovo prodotto servizio che è volto all'anticipazione del guasto. Che cos'è? Sostanzialmente, basandosi sul nuovo modo di pensare Industry 4.0, abbiamo coniato questo nuovo modalità di service 4.0, che è volta alla raccolta del dato su prodotti maturi, quindi drive, controlli numerici che non hanno di per sé la possibilità di esportare un dato sulla loro funzionalità, elaborarlo, interpretarlo, così da fornire al cliente finale l'informazione che serve a prevenire, per quanto possibile, l'insorgere del guasto. Siemens ha lanciato una piattaforma che è MindSphere, più che una piattaforma è anche un sistema operativo per l'internet delle cose, che ha proprio l'obiettivo di lanciare nuovi servizi digitali. E quando parliamo di servizi digitali, pensiamo a dei modi nuovi con cui il cliente può gestire i propri asset e può fare anche manutenzione. La manutenzione predittiva è uno di questi servizi digitali, quindi nell'ambito della digitalizzazione è quel servizio che permette al cliente di poter ottimizzare il tempo di funzionamento delle macchine. Il service 4.0 che eroghiamo anche tramite MindSphere presenta questo nuovo concetto di lavorare in partnership, quindi l'azienda Siemens ha previsto di inglobare all'interno di quello che è l'industria 4.0, il service 4.0, anche la collaborazione di aziende esterne. Sicuramente con i costruttori di macchine c'è la possibilità di creare nuovi servizi verso l'utente finale, c'è la possibilità di innovare anche i modelli di business, così come stiamo presentando oggi il caso insieme a un nostro partner sull'aspetto delle riparazioni dei nostri prodotti elettronici, che permette di ottimizzare l'utilizzazione di questi prodotti lungo tutto il ciclo di vita. Un costruttore che oggi progetta e vende una macchina a un cliente, domani può pensare, grazie al digitale, di poter gestire tutto il ciclo di vita della macchina, quasi come se fosse un asset leasing per il cliente finale. Lo stesso per quanto riguarda la manutenzione: prendere responsabilità di manutenzione per un'azienda vuol dire anche inglobare nel proprio ecosistema altre aziende, altri partner che, collaborando su una piattaforma digitale comune, danno un valore aggiunto in più al cliente.